Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con i video dedicati alla storia della divinazione e parliamo della tortura, quindi della storia e delle forme di tortura che venivano usate più frequentemente nel Medioevo. Nel Medioevo, a coloro che erano accusati di gravi crimini venivano inflitte delle torture al fine di estorcere una confessione che magari non era stata ottenuta con l'interrogatorio ordinario. La tortura però ha una sua storia. Fino al XII secolo i tribunali seguivano soltanto una particolare procedura, ossia quella accusatoria. Chi accusava doveva fornire delle prove e il giudice, che però non era un esperto del diritto, ma era un uomo di potere, di solito era un nobile, un signore, comunque una persona potente, aveva il compito di esaminarle e poi di prendere una decisione. Però in realtà a questi giudici, che avevano delle posizioni più che altro politiche, non interessava scoprire la verità, interessava soltanto trovare una soluzione che non minacciasse troppo l'ordine pubblico. Quindi diciamo che non erano delle persone che in modo corretto, in modo competente, si mettevano ad analizzare le prove, volevano soltanto togliersi il problema nel più breve tempo possibile. Poi, dopo il XII secolo, le cose sono cambiate molto e accanto al procedimento accusatorio è apparso un altro tipo di procedimento, quello inquisitorio. I giuristi italiani avevano scoperto, studiando il diritto romano, che esisteva una procedura che permetteva allo Stato di perseguire gli autori di delitti anche in assenza di una parte querelante. Il giudice quindi era obbligato ad accertare la verità, se necessario, anche con dei mezzi coercitivi come il carcere o la tortura. Questa procedura ebbe un successo immediato e a metà del XIII secolo era già in uso molto frequentemente nei tribunali, compreso quello della Santa Sede, ossia quello dell'Inquisizione. Però per poter procedere con la tortura era necessario un presunto colpevole, un grave crimine e degli indizi seri e numerosi, quindi non si poteva torturare una persona anche per una cosa banale, ma in teoria la tortura ci poteva essere soltanto in presenza di questi tre requisiti. Inoltre la tortura, in teoria, poteva essere applicata senza far soffrire più del necessario l'imputato. Il problema però è stato che molti giudici se ne sono approfittati, hanno, diciamo, esercitato un abuso di potere e hanno fatto soffrire parecchio gli imputati, quindi a volte anche molto più del necessario. Adesso però vediamo quali erano le forme di tortura più utilizzate e più frequenti nel Medioevo. La prima è quella della trave e la corda. La persona veniva appesa ad una trave per i polsi oppure per i pollici e veniva lasciata così per diverse ore. Tenete presente che essere appesi per i polsi o per i pollici per tante ore di seguito può arrivare a provocare, oltre che dei forti dolori, anche delle slogature o addirittura a volte si rompevano magari le ossa dei pollici, soprattutto perché poi se la persona magari aveva un peso notevole, questo ovviamente andava a creare dei danni maggiori. Questa procedura aveva anche la variante della corda, ossia la persona aveva le mani legate con una corda dietro la schiena, che venivano issate verso l'alto con l'aiuto di una carrucola, e poi praticamente la corda veniva lasciata cadere in modo che la persona precipitasse a piombo. A volte, per aumentare la tortura, la persona aveva legati alle caviglie oppure ai piedi dei pesi che potessero farla andare giù ancora più di colpo e questo ovviamente creava delle slogature, di giunture, di articolazioni, a volte anche la rottura magari di qualche tendine o di qualche ossa. Un'altra forma di tortura molto utilizzata era quella delle manette, che venivano chiamate anche manopole. Praticamente la persona veniva appesa per i polsi con delle manette di ferro che venivano poste in alto sulla parete. La persona poi veniva fatta appoggiare con i piedi su uno sgabello che veniva poi tolto di colpo, quindi la persona praticamente precipitava verso il basso, ma rimaneva appesa a queste manette con
con i polsi e questo creava delle slogature. Un altro metodo di tortura molto utilizzato e veramente molto crudele era quello della ruota. In questo caso si poteva utilizzare sia come tortura sia come pena di morte. Quando serviva come tortura, la persona veniva legata di schiena a una ruota di carro, gli arti venivano legati tra i raggi e mentre la ruota girava, il boia spezzava le ossa. Quando invece veniva utilizzata come pena di morte, dopo aver spezzato tutte le ossa e prolungato al massimo la sofferenza della persona, la testa veniva infilzata sullo spuntone centrale della ruota. Un altro metodo era quello della sedia. La persona veniva fatta sedere su una sedia di legno che aveva però delle punte di ferro e veniva lasciata legata a questa sedia per tante ore. Un altro metodo utilizzato era quello delle pinze o tenaglie. Venivano utilizzate sia a freddo sia a caldo e servivano per mutilare o per martoriare il corpo. Praticamente venivano staccati con queste tenaglie dei pezzi di arti oppure dei brandelli di carne ed era ovviamente molto molto doloroso. Un'altra tecnica utilizzata era quella dell'immersione. La persona veniva fatta sedere su una sedia che poi veniva immersa in una palude dall'acqua gelida e molto spesso la persona moriva sul colpo al contatto con l'acqua gelata, soprattutto se si trattava magari di una persona di una certa età. Un'altra tecnica veramente atroce era quella dello stivale. Si trattava di un contenitore metallico con delle punte acuminate all'interno. Dentro a questo contenitore venivano legati gli arti della vittima e poi praticamente il contenitore veniva stretto sugli arti fino a spezzare. Poi c'era la tortura dell'acqua. La persona veniva fatta stendere supina, quindi a pancia in su una trave di legno, e con un imbuto venivano inseriti di colpo 15 litri di acqua all'interno del suo stomaco. Questo provocava ovviamente un immediato gonfiore, una forte pressione sul cuore, sul diaframma, sugli organi interni, che poteva arrivare a rompere le pareti interne dello stomaco. Tenete presente che uno stomaco vuoto ha una capacità media di mezzo litro. Quando è pieno può arrivare a un litro e mezzo. Comunque in generale lo stomaco è un organo che può dilatarsi. Può arrivare addirittura fino a 7 litri in persone che sono abituate a mangiare tantissimo e che hanno già lo stomaco molto dilatato. Però quando si arriva a 4 litri comincia già ad essere pericoloso anche per le persone che sono abituate a mangiare di più, perché questo crea una pressione sugli organi interni e alla lunga questa continua pressione sugli organi può arrivare a danneggiarli. Addirittura quando lo stomaco è troppo pieno, può spezzarsi, quindi è un organo che comunque si può rompere. Quindi voi immaginate quello che vi ho detto e provate ad immaginare una persona che ha una capacità media di 1,5 litri, ma facciamo pure anche 4 litri perché magari è una persona che mangia tanto. Voi provate a immaginare con questi dati che cosa potrebbe succedere se vengono inseriti di colpo 15 litri all'interno di uno stomaco. È ovvio che succede un disastro. Quindi questa era una forma di tortura pericolosissima, ma anche molto molto dolorosa. Poi c'era la tecnica della corona. Praticamente si metteva una corona sulla testa, però non in senso orizzontale, quindi non si metteva la corona così, ma si metteva in senso verticale, in modo da andare a stringere la parte alta con la parte bassa della testa, veniva stretta questa corona fino a spezzare la mandibola. Queste sono le principali forme di tortura. Poi tenete presente che ce n'erano anche di altri tipi, perché comunque si inventavano veramente di tutto e di più per torturare le persone: gli aghi sotto le unghie, le bruciature sul corpo, il piombo fuso che veniva lasciato colare sulla pelle, venivano lasciate delle candele accese vicino alle parti più sensibili del corpo. Come avete potuto constatare, non è stato affatto un periodo facile per gli imputati. Sono comunque dei metodi che non servono a fare giustizia, ma servono soltanto ad estorcere delle confessioni che venivano fatte per disperazione, quindi creano soltanto sofferenza e ingiustizia. Però questa è la storia. Queste sono cose che hanno fatto parte della nostra storia, che sono esistite, quindi io ve ne volevo parlare. Vi do appuntamento al prossimo video, come sempre. Se volete qualcosa di particolare, lasciatemi un commento, io vedrò di accontentarvi. Per il momento vi saluto e vi mando un bacio enorme.